In diretta. Dovremmo essere in diretta. Forse siamo in diretta. Ciao! Ciao a tutti, io sono Teo e questo è Cinefax. No, in realtà no. È quasi Cinefax. Vabbè, la pagina è Cinefax, però questi sono i Dai Mama, il mio gruppo, la mia band. Abbiamo fatto, mi sposto, li faccio vedere un po' tutti. Saluta. Ciao. Salutiamo. Ecco. Ciao ragazzi. E abbiamo fatto un pezzo per la colonna sonora del film di Cotte Frullato che si chiama L'ingranaggio di cristallo. Giovedì scorso ho chiesto se avremmo fatto la diretta. Avete detto di sì. Domenica l'ho ricordato, avete detto di nuovo di sì. E stavolta facciamo il pezzo in diretta. Sperando si senta bene, perché non so che cosa si sentirà. Continuo, mi dicono continuo a parlare. Io continuo a parlare. Perché devo continuare a parlare? A quanti beat? Eh? Quanti bit lo facciamo? Non dire quanti bit lo facciamo, a caso. È bello da dire, a quanti bit lo Ma non si dice a quanti bit lo volete questo Ma lì pezzo? a quanti BPM, No, no, a quanti. no, BPM no, bit, perché fa molto nerd, secondo me, bit. Ma il bit è una cosa del computer. È ovvio. A 16 bit. A 16 o 64. A 16 bit. Commodore. Sei Commodore? Sei Commodore, messo lì. Vabbè, io direi che possiamo cominciare. Possiamo cominciare? Chiedo al nostro manager, producer. Aspetterei ancora un po'. Ma no, facciamola che poi la gente si rompe i coglioni, dai. Dai, ci sono quelli che guardano il video il giorno dopo e dicono mica che intro lunga, più due coglioni. Ma l'intro lunga faccia sentire sto pezzo. Arrivare la gente. Allora, intanto allora ne facciamo un altro. Vabbè, ma è sleale così. Vabbè, io volevo l'hashtag, prendo l'hashtag. Cosa stai facendo quindi? Prendo l'hashtag del cantante che ha una pagina Facebook e quindi è l'hashtag. Questa si può tagliare? No, è in diretta, non si può tagliare. Attenzione, Porto Gruaro saluta. Chi è? Drenny De Vito. Oh, bella Drenny, è il mio grafico. Grande Drenny. Grande. Allora sei zitto. Vabbè, cominciamo. Dai Mama, l'ingranaggio di cristallo. Sa come si sentirà. Mamma mia, tanto che non è la mia realtà.
chissà come si è sentito, si sarà sentito una merda. Ciao, sono Teo, questi erano i Dai Mama con l'ingranaggio di cristallo, qui da Radio 0DB Records, in provincia di Milano, dove suoniamo in sala prove. Suoniamo ogni tanto, facciamo anche dei live. Che cazzo devo dire adesso? In sala provole. In sala provole. C'è qualcuno che saluta, no? Saranno andati tutti a letto. Posso dire effettivamente che entro lunga, sono alla pausa di Runder 2049, spero tu tenga la live per poter vedere dopo. Teo copre il microfono, c'è scritto. Coprilo con un panno, virgola, uno straccio. Questo è Gianni Palumbo. Vabbè Gianni, ma perché? No, più che altro volevo approfondire, ma uno è al cinema e guarda al telefono? No. Butta. Mi hai distrutto le casse, dice Davide Cavaliere. Allora mi sa che si è sentito maluccio. Vabbè, ma volevo presentare la band, ovvero Modillo al basso. Ciao ragazzi, buonasera. Il Donash alla batteria. Ciao a tutti. Il Maurone alla chitarra. Io volevo un saluto alla Piero Pelù e dice Forza Palermo. Piero Pelù. Uno che è salvo. Salutiamo Piero Pelù. Ciao da Londra, attenzione. Ciao da Londra, chi è da Londra? Edoardo De Santis. Che figata, vedi? Abbiamo uno da Londra. Ma nessuno che figata. Queste live la gente bestemmia. E a Londra? Vabbè. Di solito queste live uno bestemmia. No, sulla mia pagina sono tutte personcine a modo che fanno i bravi ragazzi. Sono educati, belli. Belli, belli in modo assurdo e non bestemmiano. Cercate, mi mandano a fanculo a me. Che cercate di carabinare. Gianni ti dice che sei grande comunque. Che sono grande, no, non è vero. Sono grande perché sono su un gradino. Ecco. Così non sono più grande, lo vedi. E De Vito dice che il suono spernacchiava parecchi. Ah, vedi? Ma questo perché l'ingranaggio di cristallo è. Perché è talmente potente che spacca le cose. Perché è forte. Mi sa che non si è sentita benissimo. Anche perché mandarla playback era brutto, quindi abbiamo dovuto fare la live per forza. E live in saletta, purtroppo, da un telefonino, questo è quanto può arrivare. Ma che cazzo stiamo facendo? Un dibattito? Sembra il cineforum dopo il film. Ma ci sarà un ingranaggio di cristallo 2? Ci sarà un ingranaggio di cristallo 2? Cioè del film o del pezzo? Non credo, abbiamo fatto un pezzo per il film, cazzo facciamo l'ingranaggio di cristallo 2 così a caso per una... Attenzione che c'è il grande solo. Matteo che dice io sono veneto, come posso non bestemmiare? Ah, e vabbè giustamente, allora fai anche lui. Fallo tu per noi. Esatto. Vai, grande Salvo Matteo. Dice, suonate altro? Suoniamo altro? A richiesta, sì. A me che figo. Bisogna andare fino a richiesta. Qualcosa. Ma Edoardo dice, oh, ma suonate. Vabbè, suoniamo. Cazzo suoniamo? Ma in realtà la live era per far sentire il pezzo del film, sennò... E Davide dice, comunque è bello Blade Runner, alla fine lui muore e lei torna dai suoi. Spoiler. Forse ha fatto uno spoiler o ha fatto lo stronzo. Il trollone. Lo spoiler o lo stronzo? Spero che abbia fatto il trollone. Sennò sei una merda. E io questo commento... Facciamo un pezzo a caso, dai. Potete fare un altro. Non sarà mai improvvisato. Certo. Faremo un pezzo dei nostri. Fatto io.